Buonasera a tutti, è diventato un appuntamento di ogni anno. Allora, quest'anno ci sembrava, rispetto alla particolarità del film, la voglia di raccontare le difficoltà emotive, sentimentali e il piacere in qualche modo a volte di sapersi dichiarare, quello che è stato raccontato con grande forza emozionale all'interno di 10 inverni di Valerio Mieli. Eccolo qua. Sì, sono molto, molto contento di essere qui e sono molto onorato di ricevere questo premio, perché può sembrare una cosa retorica che si dice così, ma è la verità. Io sto trovando al Centro Sperimentale, la Scuola Nazionale di Cinema, e mi hanno preso, che nel giro di 2 anni è venuto la prima persona da andare in cinema a chiedere se qualcuno tra gli allievi avesse per caso un soggetto da proporre, perché avevano l'intenzione di mettere un po' di soldi per trasformare l'esercizio di fine corso, che c'era un cortometraggio, in un lungometraggio a basso budget. E hanno scelto la cosa che ti ho proposto io. Poi la cosa è cresciuta, è diventata una cosa un po' più grande, quindi ho avuto la possibilità di esordire presto e senza quella lunga gavetta che spesso persone con molta più esperienza e più bravi di me devono fare. Procediamo alla consegna, il premio Piccolo 2010, realizzato come ogni anno da Massimo De Giovanni, artista di Tervese, che è qui presente. Abbiamo visto il film, ora sarà poi un giudizio, una valutazione, una sensazione. Insomma, speriamo di aver scelto nella direzione giusta rispetto a quello che ci è sembrato di avvertire, di sentire. Grazie a tutti. Grazie.